Quando Enrico mi ha chiesto se avrei mai avuto voglia di fare questo film e gliel'aveva chiesto Carlo ed eravamo lì nella clinica, io non ci ho pensato neanche un attimo. Io con Carlo ho vissuto metà della mia vita, ho passato giornate indimenticabili, vacanze meravigliose, avventure. Ho lavorato con lui in Polvere di Stelle, lui era aiuto regista, io ero secondo aiuto, poi Finché c'è guerra c'è speranza. E poi quando pensavo artisticamente a casa e mi arrovellavo per cercare di fare il mio primo film e criticavo tutto e tutti, lui un giorno mi ha telefonato e mi ha detto: "Senti, invece di stare lì a fare l'intellettuale, perché non vieni a darmi una mano e vieni a fare il mio aiuto?" E ho fatto il suo aiuto in eccezionale veramente. Grazie a quel film poi ho cominciato a fare il regista, cercando di arrivare a quella strada che sentivo più congeniale, cioè poi sono arrivati il film sul servizio militare, Mary per sempre, Ragazzi fuori, con ogni tanto delle incursioni nella commedia, che mi piace e che mi diverte molto e che è difficilissima da fare. E che sai fare? Non lo so, insomma, cerco di far bene. Poi qui avevo una responsabilità enorme perché il fatto che non ci fosse più Carlo e che io dovessi sostituirlo e dovessi fare il film un po' come l'avrebbe fatto lui, ma cercando di farlo come l'avrei fatto io anche, però sentendolo lui lì vicino e pensando come l'avrebbe fatto Carlo, come diceva Lubitsch, no, come diceva Billy Wilder di Lubitsch, no? Lo sapete che aveva quel cartello dietro la scrivania, dice: "Come lo farebbe Lubitsch?" Io ogni giorno pensavo a lui e mi accorgevo piano piano che si andava avanti, anche grazie all'apporto degli attori, che riuscivamo ogni giorno, in ogni momento, a trovare delle piccole cose, aggiungendo delle cose, insomma, cercando di trovare sempre il ritmo che deve avere assolutamente la commedia, che stava venendo fuori una cosa, non solo divertente, ma come ha detto Enrico, che parlava anche un po' di questo paese, di questo momento, di questo paese. Quindi è stato. Poi io venivo da una serie lunghissima, per cui ancora non era finita, praticamente stavo al mix e ci ho messo 3 anni a girare quella serie e invece 2 mesi a fare questo film e a consegnarlo. E forse è venuto pure meglio questo.